quindi abbiamo parlato nuovi prodotti naturali, prodotti riduzione degli scarti, prodotti senza, il quarto trend a livello mondiale, ovviamente è il quarto, quindi in ordine di importanza rispetto ai primi è inferiore, però abbiamo un aumento strepitoso dei prodotti contenenti proteine. Le proteine fino a qualche anno fa venivano date soprattutto nei prodotti per gli sportivi, e la base proteica era di solito il siero di latte perché costa molto poco, pur essendo delle buone proteine. Oggi il mercato, no, ricordatevi, i vegani e i vegetariani vogliono tante proteine, ma non animali. E quindi si è ricorsi a cose strane, perché si ricavano le proteine della patata, che ce n'è pochissima, si ricavano le proteine dal pisello, dove lì ce n'è già un po' di più, ma addirittura dalle alghe. Quindi si cercano delle altre soluzioni. E vedete in copertina, nell'immagine, che hanno fatto diversi prodotti con tante proteine. Ricordiamoci che ci sono tante persone sovrappeso, e poi magari ci sono anche tante persone che non hanno da mangiare. Quelle da mangiare certamente hanno bisogno delle proteine. L'applicazione per invece chi è obeso magari è un po' diverso, però è certo, è documentato, che se voi fate una dieta con tante proteine diminuite di peso. Chiaro che poi va fatto in un certo modo, perché poi causa dei problemi ovviamente per un sovralavoro ai reni, potete avere dei problemi a livello renale. Comunque questo è il mercato. Chi vuole diminuire peso, sotto il controllo medico, molti prendono tante tante proteine. Poi c'è il problema degli anziani. Invecchiando si perde forza, no? Si dice che sopra i 50 anni si perde un 1-2% della massa muscolare, e poi avanzando ovviamente in una quantità superiore. Quindi si vengono proprio a diminuire la massa muscolare, che sono proteine. Quindi ci sono tantissimi studi per cercare ovviamente di trovare qualcosa anche per gli anziani. Le conclusioni di questi trend quali sono? Noi vogliamo prodotti sempre più buoni. Dal punto di vista organolettici devono essere più buoni. Primo, assolutamente. Se non è buono il prodotto, poi ci sono sempre eccezioni, ma il prodotto deve essere accettato dal consumatore. Guardiamo questo solo semplice esempio. Questo è un biscotto che cuoce in 18 minuti, quando tutti i frullini in genere si cuociono su 4-5 minuti. Perché è stato fatto? Perché con questa cottura super lenta viene fuori un sapore che diversamente non si riesce a ottenere. Quindi molte aziende sono alla ricerca di questi prodotti più buoni, che magari ovviamente costano di più. Poi c'è un altro problema: per alcuni prodotti, non per tutte le categorie, ma prendiamo il caso del cioccolato, comunque dei dolci, abbiamo detto che il consumatore cerca prodotti più salutistici. Però per alcuni il cioccolato è un po' difficile giustificarlo. E quindi ci vuole l'alibi per l'indulgenza, tecnicamente definito. Cosa vuol dire? Vuol dire che io premangio questo cioccolato perché è il cioccolato che viene dalla zona delle montagne del Perù. Quindi è un prodotto super naturale. E secondo, le ridotte dimensioni, no? È chiaro che se io vi do una stecca da mezzo chilo, voi già pensate chissà le calorie che ha, ma se io vi do un cioccolato molto piccolo, nella vostra testa pensate, vabbè, è piccolo, lo posso mangiare. Dove sta il successo di questo prodotto che tutti voi conoscete? Vedete, è una barra molto grande che c'è dentro 24 pezzi. Quanto pesa il singolo pezzo?
12 grammi e mezzo. Quindi la mamma dà il cioccolato al bambino e dice: sì, uno te lo posso dare perché è piccolo. Poi se il bambino si lamenta, gliene dà due, ma è sotto controllo suo ed è piccolo. Qui sta il successo di questo prodotto. Comunque, il mercato va sempre più sofisticato, ovviamente la ricerca va verso dei prodotti che possono ovviamente rallentare il declino biologico. Su internet, se guardate i prodotti contro l'invecchiamento, ne trovate migliaia. No, molte sono ovviamente delle favole, ma per dire come c'è una richiesta di questo mercato. Molti di questi prodotti anti-aging ovviamente non hanno una base scientifica, ma noi speriamo ovviamente che arrivi qualcosa e anche molto presto, perché ovviamente sia che giovani che anziani aspettiamo ovviamente che ci si allunghi la vita. Grazie.